Il Movimento 5 Stelle è pronto per avviare la campagna elettorale. Il candidato sindaco Maurilio Murru è intervenuto in diretta a Mattino Live, dove ha illustrato i punti forti del programma per la città. Innanzitutto riavvicinare il cittadino alle istituzioni, perché per troppo tempo i cittadini si sono sentiti abbandonati e trascurati. Poi abbiamo bisogno, e questo lo faremo anche attraverso la sottoscrizione dei contratti di quartiere. Noi ci avvicineremo, stiamo creando dei documenti che ci consentiranno proprio di far sì che i cittadini possano monitorare durante il percorso l'attività di governo che il Movimento 5 Stelle sta portando avanti. Non più chiacchiere, non più parole, ma nero su bianco iniziamo a mettere le idee e i progetti. Stiamo quindi interloquendo con i comitati di quartiere piuttosto che con le associazioni di categoria, alle quali noi chiediamo di portare avanti dei progetti che noi poi porteremo nel nostro mandato. C'è bisogno anche di opere che iniziano e che vedano la fine. C'è bisogno di politiche attive per il lavoro, con il reddito di cittadinanza sicuramente daremo una scossa importante, ma abbiamo intenzione di aprire uno sportello, il cosiddetto sportello lavoro, che avvicini i cittadini proprio alla ricerca di lavoro. Sulla possibilità di aprirsi alle liste. Siamo molto ricercati, questo lo posso confermare. È chiaro che dobbiamo aspettare di capire se le regole possono essere o saranno modificate, ci sarà un passaggio che dovrà necessariamente passare sulla nostra piattaforma Rousseau, quindi siamo in attesa di capire se questa scelta, eventualmente se verrà poi fatta, perché poi saranno gli iscritti a Rousseau a decidere se questo cambiamento andrà in questa direzione oppure no. Quindi per il momento noi ci concentriamo sul programma. Sabato intanto l'apertura ufficiale della campagna elettorale con la presentazione dei candidati e della squadra di governo. Infatti Murru replica il modello Di Maio e sabato presenterà la squadra degli assessori designati. Sono tutte persone che sono, diciamo, professionisti del settore. Noi non stiamo andando, non siamo andati a cercare politici, saranno dei tecnici assolutamente fuori dalla lista dei candidati consiglieri, quindi professionisti esterni, e sabato conoscerete già qualcuno.